oggi video per condividere con voi qualche piccola gioia. Allora, sto registrando questo video di sabato, vi parlerò di due eventi che si sono svolti ormai una settimana fa, ma ho avuto una settimana abbastanza delirante, quindi non sono riuscita a registrare questo video prima. Allora, sabato scorso a Padova, quindi parliamo del 16 di aprile, si sono svolti due eventi in due negozi diversi, tutti e due in centro a Padova. Io ho partecipato insieme a Cristina del canale Cristina Bio Bellezza e Alessandra di Green Beauty and Life. Ci siamo trovate fuori dal negozio di Giulia, cioè Green Maison, la bioprofumeria che c'è in centro a Padova, perché quel giorno c'era Valentina di Pavone Cosmetics, che offriva dei trattamenti a chi si era prenotata, dei trattamenti con i prodotti della Puro Fi, che Giulia ha iniziato da un po' di tempo a rivendere. Per cui è stata insomma un'occasione molto carina per rincontrare Valentina. Stavolta ci siamo ricordate anche di fare una foto insieme a lei, perché al Cosmo però ce ne eravamo dimenticate. E quindi, insomma, con l'occasione di questo evento, che è stato così molto piacevole, ho fatto anche qualche acquisto. Uno l'ho fatto quel giorno, poi ne avevo fatti altri due qualche giorno prima, sempre da Green Maison, però mi ero dimenticata di mostrarveli, quindi adesso ve ne parlo. Allora, ho riacquistato e già iniziato ad usare l'acqua micellare ai frutti rossi della Bioficina Toscana, vedete che ne manca un cicinin, perché proprio il giorno prima avevo finito lo struccante occhi che usavo e quindi assolutamente l'ho trovata, l'ho preso immediatamente perché sapete che mi era piaciuta tantissimo. In un'occasione precedente in cui ero passata in centro proprio al volo, avevo anche qui ricomprato il balsamo volumizzante protettivo, sempre della Bioficina Toscana, che sapete che è il mio preferito in assoluto e che infatti ho già iniziato ad usare. E invece una cosa che non avevo mai provato di questo brand è l'idrolato di salvia. Quindi avevo provato quello della Saponaria e ho voluto provare a prendere questo della Bioficina Toscana, che come vedete, non so se lo vedete, sì, ok, si vede, è già a metà perché questo va usato diluito. Infatti ne ho prelevato metà e l'ho messa nel mio spruzzino allungandolo con l'acqua e lo sto usando come tonico. Devo dire la verità, la profumazione non mi fa impazzire, infatti penso che quest'altra metà la lascerò per diluire lo shampoo che ho intenzione di comprare sempre di Bioficina Toscana. Ho intenzione di ricomprare lo shampoo volumizzante che ho già provato e che mi è piaciuto tantissimo. Dicevo, la profumazione è molto molto erbacea e non mi fa proprio impazzire, per cui sono contenta di averlo provato come balsamo, come tonico per il viso, però ecco, credo che quello che rimane in questa boccettina la userò per allungare lo shampoo, così. E poi Giulia, nelle due occasioni, mi ha dato anche qualche campioncino da provare. Allora mi ha dato questo qui di Melvita, che è della linea alla rosa. Questo è Pulp de Rose. Comunque è una crema rimpolpante, praticamente. Poi questa Eau Extraordinaire Jeunesse. E questa Eau Floreal, sempre alla rosa, e in più c'era di questa linea qui, c'era anche un campioncino di siero praticamente, che non vi faccio vedere perché ho già iniziato ad usare, quindi è già tagliato, iniziato insomma, e quindi ve ne parlerò alla prima occasione in cui farò il video della sagra del campioncino. Poi mi ha dato da provare questo shampoo normalizzante della Bio Earth, sempre in campioncino, e poi proprio sabato aveva già esposte tutte le novità, tutti i nuovi prodotti che sono usciti della Mater Natura. Io ero molto curiosa rispetto a questo, che non so se riuscite a leggere perché è scritto bianco su giallo. Comunque è il nuovo gel detergente viso purificante con fiori di limone. Quindi mi ha lasciato il campioncino di questo e la ringrazio. Sarei stata curiosa di provare anche lo spray, quello volumizzante per i capelli, ma non c'era il campioncino perché essendo un prodotto in spray non hanno fatto il campioncino.
Quindi non mi sono fidata a comprarlo così sulla fiducia perché non avendo provato, insomma, non potendo provare l'effetto, non mi sono arrischiata, però mi incuriosisce. Quindi se qualcuno di voi per caso l'ha comprato o ha intenzione di comprarlo o magari lo ha anche già provato, nei commenti mi faccia sapere se funziona, se è valido. Quindi questo per quanto riguarda la bioprofumeria. C'era poi un altro evento in un negozio che io spero di pronunciare giusto, si chiama Myo, scritto MYHO, che è un concept store dove vendono un sacco di prodotti per la casa, per l'arredamento, suppellettili vari, insomma, c'è un po' di tutto. Sono prevalentemente oggetti di design molto belli, molto particolari, molto colorati. E lì era presente la Cristina del blog Galline Padovane e quindi abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere anche lei. E ovviamente, essendo un negozio dove vendono tra le tante altre cose anche delle tazze, secondo voi potevo io tornare a casa a mani vuote? Assolutamente no, ed ecco qui una tazza che si va ad aggiungere alla mia collezione. Allora, intanto è particolarissima perché vedete è molto vecchio stile come design. È in metallo smaltato, fantastica. E poi la frase che c'è scritta sopra è una cosa che io penso da sempre, cioè gli amici sono la famiglia che tu ti scegli. È una roba fantastica, sono assolutamente entusiasta di questa tazza, è carinissima e ho già iniziato ad usare anche questa. E tra l'altro quel giorno c'era il 10% di sconto, per cui invece di 10 l'ho pagata 9 euro. Poi, altra piccola gioia che volevo condividere con voi a proposito di tazze. Sapete, vi ho parlato nell'ultimo video degli sfiziosi che ho fatto. Vi ho mostrato una confezione finita di questo prodotto che mi è piaciuto tantissimo e di cui ho fatto una scorta per le prossime generazioni, penso anche perché ne avrò comprate, non so, 10 confezioni. E questo orzo alla liquirizia che si fa nella moka, insomma nella macchinetta del caffè, che mi piace tantissimo. Non ho mica trovato anche, l'ultima volta che sono stata a fare la spesa lì per l'anno, non ho mica trovato anche suo fratello col finocchio anice ortica. Non l'ho ancora aperto, quindi non l'ho assaggiato, però cioè, già da fuori fa un profumo che non potete capire, sono curiosissima e sono veramente strafelice di aver trovato anche questo. Volendo, sappiate, se vi può interessare, c'è anche la versione con ginseng. Io non mi sono fidata ad acquistarlo perché non vorrei che mi agitasse, però sappiate che se per caso lo trovate, c'è anche la versione ginseng sempre di questa marca e sono assolutamente felicissima. Quindi questi andranno a riempire la tazza che vi ho appena mostrato. Ultima cosa che vi mostro e sono veramente così molto molto felice e anche sorpresa da questo pacco. Questo è il pacco misterioso che vi ho mostrato su Instagram e su Facebook. Allora, mi arriva un'email qualche giorno fa da GLS che mi dice: il pacco proveniente da Pinco Pallino è in consegna oggi. E io, ma io cosa ho ordinato che mi può essere consegnato da GLS? Mi ero un attimo preoccupata perché ho detto: vuoi vedere che sono diventata sonnambula? Gli ordini online mentre dormo e invece poi ricevuto il pacco e visto il suo contenuto ho capito. Praticamente qualche tempo fa mi è stata proposta una collaborazione da parte di una persona secondo me molto coraggiosa e a cui va tutto il mio tifo, il mio sostegno, perché sto parlando di Laura del negozio Lau Beauty, che è partito come negozio online di cosmesi biologica ed è poi diventato anche un negozio fisico a Milano. Quindi io le auguro la miglior fortuna possibile e mi sembra anche che da quello che posta, insomma, che gli affari le vadano piuttosto bene, sono felice per lei. E quindi mi è stata proposta una collaborazione. Praticamente quando sarà possibile, quando ce ne sarà l'occasione, io avrò l'opportunità di ricevere alcuni prodotti da testare e quindi questo pacco contiene i primi prodotti da testare. Sono
Solo che Laura non mi aveva avvisato che mi avrebbe mandato questo pacco e quindi è stata una sorpresa. Quindi figuratevi la mia gioia. Allora, cosa contiene questo misterioso pacco? Contiene due prodotti solari, questo si è aperto, della Acorel, che io non ho mai provato e che quindi sono curiosissima, soprattutto perché questa protezione 30 è uno spray e io non ho mai provato la protezione solare in formato spray. Vedete? C'è un tubo con, eccolo qui, con il suo applicatore spray. Io sono curiosissima, mannaggia che oggi c'è il diluvio universale, no, diluvio universale non esageriamo, ma insomma piove, piove, fa freddo, perché avrei subito iniziato a mettermi fuori in terrazza solo per la curiosità di provarlo. E poi c'è anche un doposole rinfrescante. Ecco, quindi questi sono stati i due prodotti che Laura mi ha fatto la sorpresa di inviarmi senza dirmelo e sono assolutamente felicissima. In più sappiate che c'è un codice sconto per voi, che ovviamente non mi ricordo qual è perché giustamente non me lo sono pensato prima di andarmelo a ripassare, ma ve lo scrivo qui sotto e ve lo lascio anche nell'info box. È un codice sconto del 10% che vale per tutto il 2016, quindi avete tempo di usarlo, per un ordine minimo di 29 euro. Quindi una roba assolutamente fantastica e sono felicissima che Laura dia anche a voi questa possibilità, insomma, di acquistare con uno sconto. Qui c'è anche il pieghevolino con tutte le caratteristiche e tutti gli altri prodotti che vanno a comporre la linea dei solari della Acorel, quindi me lo studierò con calma. Ovviamente ringrazio tantissimo Laura di questa opportunità, anche della sorpresa, perché è stato così, è stato proprio divertente. E basta, direi. Per oggi ho finito, quindi come al solito vi ringrazio di aver guardato il video, vi saluto e ci vediamo alla prossima.